Allora ragazzi, questo è il video appunto sui legami tra gli atomi. Abbiamo visto che in un atomo abbiamo visto il numero atomico, dato dal numero di protoni presenti nel nucleo, che poi è uguale esattamente al numero di elettroni che girano intorno al nucleo, e poi abbiamo visto il numero di massa, che è la somma dei protoni, del numero di protoni e del numero di neutroni presenti nel nucleo. Allora, andiamo un attimino a vedere. Gli elettroni si muovono intorno al nucleo disposti in zone dette gusci elettronici, che sono via via sempre più lontani dal nucleo. Il primo guscio, il più interno, può contenere al massimo due elettroni. Qui lo vediamo, vedete? Questo è il nucleo positivo, intorno gira appunto questo elettrone in questo guscio. Il successivo può contenere al massimo 8 elettroni. E qui vediamo. Il primo guscio più interno è più distante, vedete, più allontano dal nucleo, il secondo guscio, che può contenere al massimo 4 elettroni. Allora, un atomo è in una situazione stabile se il suo guscio più esterno contiene il numero massimo di elettroni e quindi non tende a legarsi ad altri atomi. Infatti, se guardiamo l'atomo di elio, simbolo He, è un nucleo stabile perché il primo guscio contiene esattamente 2 elettroni e quindi è completo. L'idrogeno invece, che ha numero atomico 1, cioè presente un protone ed un neutrone, un protone, un neutrone e un elettrone, è instabile perché il suo guscio può contenere ancora un altro elettrone. Ha bisogno quindi di un elettrone per completare il guscio. Vediamo questo. Apriamo l'altro documento. Allora, andiamo a vedere adesso il carbonio. Il carbonio ha il numero atomico 6, ha 6 protoni, quindi ha 6 elettroni. Vedete, il primo guscio contiene 2 elettroni, il secondo guscio altri 4 elettroni. Quindi per raggiungere il numero massimo dell'ottetto, no? Si dice la regola dell'ottetto, per raggiungere la stabilità, ha bisogno di 4 elettroni per completare il secondo guscio. Andiamo a vedere il fluoro. Il fluoro ha 9 elettroni. Vedete, 2 riempiono il primo guscio elettronico e altri 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi ha bisogno di un elettrone per completare il secondo guscio. Il neon ha 10 elettroni. Infatti il neon fa parte dei gas nobili come l'elio, che è stabile perché ha il primo e il secondo guscio completo. Ha 2 elettroni nel primo guscio e 8 elettroni nel guscio più grande. Vedete qui ho sbagliato, ho messo gli elettroni in più, 2 in più. Bisogna fare 2 qua dentro e 8 all'interno. Ho sbagliato, scusatemi. Quindi il neon ha il primo e il secondo guscio completo. Allora, andiamo ancora avanti. Apriamo la terza cosa. Vediamo un attimino che cosa significa legame. Quindi gli atomi possono legarsi tra loro proprio rispettando questo principio di riempimento e di completamento degli orbitali. Allora, quindi gli atomi raggiungono la stabilità completando il loro guscio più esterno, cedendo, attenzione, oppure acquistando elettroni. Allora, il trasferimento e la condivisione di elettroni tra due atomi danno origine al legame chimico, cioè due atomi, logicamente di specie diverse, possono formare in questo caso due tipi di legami. Un legame covalente quando vengono condivisi, 2 elettroni. È un legame ionico che vedremo in cui gli elettroni non sono condivisi, ma vengono presi dall'atomo, diciamo, più forte. Adesso andiamo per gradi. Allora, partiamo dal fluoro. Il fluoro ha 9 elettroni, quindi 2 nel guscio più centrale e 7 intorno. Come vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. L'idrogeno ha un solo elettrone. Come vedete che gira. Guardate che succede. Possono unirsi questi due atomi a formare una molecola,
che chiameremo poi fluoruro di idrogeno, facendo che cosa? Mettendo in comune, state attenti, un elettrone lo mette il fluoro, un elettrone lo mette l'idrogeno e ci spostiamo qui. Qui in pratica si è formata la molecola di fluoruro di idrogeno, in cui, guardate, l'atomo di fluoro ha raggiunto la situazione di completezza, perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E lo stesso ha fatto l'idrogeno, perché il suo guscio più piccolo, che può contenere al massimo due elettroni, eccoli qua, 1 e 2. Quindi c'è una coppia di elettroni condivisa, è come se lo mettessero in comune. Mettendolo in comune si forma un legame che ha una certa forza anche, andando a formare la cosiddetta molecola del fluoruro di idrogeno, formula HF. Vediamo che succede nel legame covalente. Ecco perché prima abbiamo parlato di trasferimento e condivisione. In questo caso parliamo di condivisione, come vedete, di una coppia di elettroni. Vediamo cosa succede nel legame ionico. Prendiamo sempre in considerazione il fluoro con i suoi 9 elettroni, 2 nel guscio più centrale e 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E l'atomo di litio, che ha 3 elettroni, appartiene al terzo gruppo, scusate, al primo gruppo, litio, sodio, potassio, rubidio, cesio e francio, allora, ed ha nel suo guscio più esterno un elettrone. Allora, cosa succede in questo caso? L'atomo di fluoro è come se prendesse, guardate questa freccia, c'è un trasferimento di elettroni dall'atomo di litio all'atomo di fluoro. Cosa succede? Si viene a formare un atomo che ha uno squilibrio di carica, nel senso che prima aveva 7 elettroni, adesso ha un elettrone in più, ne ha 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E quindi, come vi ho detto che il numero di elettroni è uguale al numero di protoni, in questo caso noi avremo una carica negativa in più di un elettrone. E quindi si viene a formare questo atomo particolare, si chiamano ioni, uno ione particolare negativo perché ha un elettrone in più e si chiamerà anione. Il litio invece, che aveva due elettroni nello strato più interno e un elettrone nello strato più esterno, lo perde quell'elettrone, vedete qui lo ha perso perché lo ha ceduto al fluoro. E quindi logicamente si trova impoverito di una carica negativa e quindi prevale una carica positiva nel nucleo. Nel nucleo ci sarà un protone in più rispetto a un elettrone che ha dato all'atomo di fluoro. Si vengono quindi a formare queste due cariche di segno opposto e come sappiamo le cariche di segno opposto si attraggono, vedete queste freccette? Benissimo, questi due atomi adesso, due ioni meglio dire, adesso che si sono formati, si attraggono con una certa forza a formare una struttura, diciamo, cristallina, questo è un solido cristallino che si chiama fluoruro di litio. Quindi, ricapitolando, nel legame covalente c'è una condivisione di coppie di elettroni, nel legame ionico invece c'è un trasferimento. Il trasferimento prevede la formazione di due ioni che, una volta che si sono formati, interagiscono a formare quello che viene chiamato appunto legame ionico. Anche questo è un legame abbastanza forte. Ok? Qui avremmo potuto scrivere anche come esempio l'NaCl, il cloruro di sodio, cioè il normale sale da cucina. È un solido cristallino ionico che si forma nello stesso modo. Qui potrei metterci al posto del fluoro il cloro e al posto del litio il sodio. Ok? Quindi ricordiamoci: legame covalente con divisione di doppietti di elettroni, legame ionico invece, formazione di due ioni che si attraggono attraverso le cariche opposte. Ok.